Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Elassio che vi parla e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Infatti oggi ci troviamo qui per pullare, come possiamo vedere, sulla nuova batch di Piccolo e Nail. Però Nail non c'entra un cazzo, però la nuova batch di Piccolo. Andiamo subito nella batch, vediamo cosa ci aspetta. Andando qua, vabbè, è un account creato, diciamo tra virgolette, da poco, già ho da parecchio. Però l'ho conservata apposta per questa occasione, in eventuali, che ne so, nuovi batch. In questo caso ci sono dei Dokkan Festival. Poi, prossimamente, quando usciranno i 300 kk, farò molti giveaway di molti account, perché farò live dove pullerò molti account con molti stone. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale, che io appena andrò live su Twitch, eventualmente per i 300 kk, oppure per questi video così, che io praticamente dopo aver finito le stone su questi account li darò a voi in giveaway semplicemente. Non è che me li tengo io, non me ne faccio niente. Quindi sta a voi decidere se prenderlo oppure no. Intanto, chiacchiere a parte, possiamo vedere il nuovo Piccolo nella batch. Nail, il nuovo Nail, non so cosa faccia, però dovrebbe essere interessante. Il Vegeta Evolution, ottimo PG. Vegeta Evo, questo è il blu, ottimo anche lui. Metacooler, leader di un team devastante. Tarless, Buffer come sempre. E Vegeta che ce l'hanno messo giusto perché non vogliono mettere altri PGOP. E iniziamo subito. Prima multi. Vediamo cosa ci aspetta il destino. Io spero di trovare in 300-400 stone. Non dico tutto il bane, perlomeno capito. Conservo le stone. Così questo account quando andrà in giveaway sarà un account con molti PG. Non è che io pullo soltanto su sto banner. Quindi credo di pullare massimo 600 stone in questo video. Ma massimo. Vabbè, intanto le prime 6. Oh, Tarless. A posto. Prima multi, già PG banner. Io direi GG. Oh, Nail, questo SR. No, che poi questo è tipo vecchio di, ma molto vecchio. Si poteva avere soltanto, non mi ricordo in che evento, non lo so. Comunque è vecchissimo sto Nail. Oh, comunque Tarless. GG, primo PG, a posto. Facciamo seconda multi, Shugesh, vabbè, non ci interessa. Quindi stavo dicendo, quel Nail è un e, era un R che si poteva. Non so summonare, perché io ai tempi non giocavo quando è uscito sto Nail. Però mi hanno detto che è abbastanza vecchio, quindi non si poteva avere. Però l'hanno rimesso nelle abbacce, non lo sapevo. È carino, tanto lo stesso si darà al Baba, però almeno adesso si può avere. Sono punti in più al Baba. Secondo PG, un'altra volta adesso c'è nato una mente, ho detto sta cosa, si spammerà di Nail. Goku, quello che fa God, carino come PG, ma non ci interessano queste. Noi ci interessano i PG banner. Specialmente un bel picco. Spero porta pure la build di uno. Piccolo. Prima di tutto troviamolo. Poi dopo parliamo di portare la tap. Ecco, visto che c'è mo piccolo, ogni volta noi troveremo piccolo prima della summon. Dovremmo sperare che ci sia anche nella summon. Non possiamo sperare solo che sia fuori la summon, no. Vabbè, gli SR qua quando ne volete. Ma c'era questo R, ma hanno messo nuovi SR. Ah no, questo già c'era R, perché sto dicendo che non c'era. Beh, Caroli, facciamo le scarole e non ci interessa. Avanti il prossimo. Intanto vi ricordo di andarvi a guardare anche la serie di Attack on Titan se fosse interessati. La sto pubblicando pian piano sul canale. Non tutti i giorni, ma sto cercando di pubblicare tutti i giorni. Non la pubblicando tutti i giorni perché sennò poi diventa troppo stressante. Quindi uno ogni 2 giorni più o meno. Quindi mi raccomando, andate a recuperare se ancora non l'avete vista. Fatemi sapere se vi va bene come monto. Oh, Raggeta! Ottimo. Se vi va bene come video oppure, che ne so, volete ancora più corti. Quindi ogni, che ne so, i combattimenti contro i giganti li taglierò proprio un botto. Cioè, se tipo mo faccio i tagli giusto ogni tanto. Cioè, Vegeta intanto. Faccio i tagli ogni tanto. Vediamo se si trasforma o no. Se, che ne so, durante una battaglia. Una battaglia dura 10 minuti, posso farla durare anche 2-3 minuti quella battaglia. Non ci vuole niente. Se per voi va bene così, rimango così, molto semplice. Anzi, per me è pure più semplice caricarlo poi, visto che è meno pesante. Intanto, è sempre della famiglia di Junior, possiamo dire. Grande mago piccolo, ma non ci interessa. Stiamo a 300 stun con questo. PG banner intanto. Speriamo che sia il grandissimo piccolo. Oppure pure Metacooler. Metacooler è ottimo come personaggio. Pure Vegeta Evolution Fisico. Non mi dare la CL che ok che è buono, ma preferisco gli altri che ho nominato. Basta. Vabbè, io oramai non parlo più. Meglio che mi sto zitto. Sì, è meglio che mi sto zitto proprio.
Dai, ma Vegeta Evolution, quello là sbagliato, mi devi dare il fisico, carissimo gioco. Questo è quello sbagliato. Vabbè. Vegeta di nuovo, solo Vegeta. Vabbè, questi sono Vegito, proprio Vegito, sì, non è vero, stavo scherzando. Doppio crack di screen almeno, per farmi contento, non per altro. Ed è una. Ed è una, a posto, stavo scherzando. Sarà un'altra molto di merda, con il solito SSR schifo. Vabbè, bevi Vegeta, ma... ma non dico di buttarlo perché è un buon linker con l'LR, ma l'LR, visto che non si gioca, questo fa schifo. Ah, queste sono le animazioni che ci piacciono. Mr. Satan su Majin Buu. Quando Majin Buu si ricorda di prendersi Mr. Satan da casa, ci sta, ci sta. Tre god. No, tre e basta. Beh, fammi felice, ogni tanto il god, ma ne sono SSR di merda. Tardes di nuovo, abiliti 1. No, non dimmi che è solo Tardes. Dammi pure qualche altra cosa. Vai. Vai. Vabbè, Tardes ability 1, che posso dire? Spero di non portarlo full ability dopo sta patch. Spero solo questo. Spero di portare full ability altri PG, non Tardes. Anzi, altri PG del banner. E non è Vegeta Super Saiyan 3. Ecco, un'altra volta Vegeta, da solo mi fa il troll. No, niente troll, stavo. Vegeta blu? No, non è mai una gioia, vabbè. Vegeta GL, PG banner. Spero che sia un buon PG banner ottimo. Non quel Tardes o Vegeta Evolution. La GL è... capito? Ah, questi sono i PG banner che ci piacciono. Un bel Vegeta fisico. Ah, bello, bello. Non ce n'è un altro? Niente. Vabbè, sto Vegeta schifo che nella patch su Global dell'anniversario l'avrò portato full ability. Ma vabbè. Ok, PG, interessante sto Vegeta. Ottimo, ottimo. Intanto speriamo di trovare un'animazione del... ecco, Majin Buu si è dimenticato Mr. Satan a casa. Però c'è Vegeta che si è ricordato di trasformarsi, ecco, Veget in Veget. Boh, prossimo summon Majin Buu, speriamo si ricordi di Mr. Satan. Ok, vediamo adesso cosa ci capita di bello. Ma sono sicuro, per me Vegeta su versione 3 sottiero. Ci manca, ci manca. Per forza. Ah, Metacooler, ottimo. Ottimo PG. Apposta, abbiamo pullato 500 stone. Sì. Però voglio un piccolo. Dammi questo piccolo gioco. Anche se è piccolo di statura, ma dammi piccolo. Solo Krillin. Ah, ah, questa è molto buona. È molto un panere che non c'è Majin Buu. Cioè il piccolino Krillin che insieme a piccolo. Il piccolino Krillin, capito? Insieme a piccolo. I giochi di parole di merda. Dai. E uno. Due. Vabbè, aspetta, spero tutta la multi SR. No, che tutti SR di piccolino. Ciao su, piccolo, vabbè, piccolo. Piccolo, aspetta, un altro piccolo. Questo però è il piccolo SSR. Credi di merda. Torna con la tua C18, vaffanculo. Non mi rompere. Fammi venire Mister Satana su Majin Buu. Più carina come animazione. Fa niente che mi dà pure Vegeta STR di nuovo. Però almeno è più carina come animazione. PG messi a caso così. Tutti a casa. Almeno dammi il god, capito? 3 SSR di merda. La buttiamo lì come salmon. E la finiamo. 2 e basta. Vabbè. Non chiedo molto, però. Una minima chance di trovare un SSR. Quante volte ho detto? SSR banner. Toppo. E Goku Fury. Direi di farmi o l'ultimo, ultime due, vedo come vanno. Almeno l'altro PG banner lo potrei trovare. Non fa niente che è piccolo, non l'ho trovato. Ma me ne farò una ragione. Anche perché se è vero che è piccolo, è forte. Ma è forte solo con un altro piccolo leader. Oppure ci devi mettere una Mekian in team. E in Mekian sappiamo tutti che fanno tutti schifo. Quindi, beh, Tarles, ability 2, cheat. Questa batch non la voglio portare full ability. Questa cosa si sta avvicinando molto. Lottiamo lui e facciamo l'ultima. Ho usato già 700 stone per sta baccia. Però sto vicino alla percentuale di trovare piccolo. Perché prima nella media è 700-800 stone. Sarà questa la multi buona? O no? Secondo me no, perché oramai sono abituato. Secondo me è un altro Tardes. Se mette il PG banner il gioco mi dà Tardes. God non lo vedremo mai più oramai come animazione. SR, SR, vabbè. Ah, tutti SR. Zitti, zitti. Vegeta. Questo è il 3 però troll. Almeno l'STR è più decente di lui.
Vegeta Evolution Ability 1. Dai, ci provo. Almeno arriviamo a 1000. A 1000 tonne, 800 stone sprecate. Sprecate, ma i PG sono buoni. Però io voglio. Vegeta di nuovo nella stessa posizione. Questo è per forza Vegeta. Stessa animazione in alto a destra. E da solo. È per forza Vegeta Animation. Quindi ci darà piccolo. E l'abbiamo finito. Così mi conservo pure le 50 stone. Oh, perfetto. Finita. GG. Le 50 stone me le conservo. È stato un piacere. Oh, a posto. L'ho trovato piccolo. La baccia è conclusa. Abbiamo trovato tutto praticamente, giusto? Andiamo a vedere. Sì, abbiamo trovato tutto. A vedere. Allo scalo. No, io non mi interessa se lo possono tenere. Piccolo, abbiamo trovato. Vegeta, abbiamo trovato. Lui, l'abbiamo trovato. Lui sì, a posto. Abbiamo trovato tutto tranne il Nail, che non ci interessa. A posto, signore, se il video è stato buon intrattenimento per vedere anche i rate, come potete vedere tramite questi video, i rate della baccia sono decenti oppure no. Fatemelo sapere nei commenti se vi è stato utile. Lasciate un like, condividete. E come vi ho detto e vi ricordo che questo account non me lo terrò io, ma quando avrò finito le stone, quindi su varie batch che pullerò questo account, lo darò in giveaway. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale, lasciate tanti like, condividete e vi farò sapere quando, dove e perché darò questo account. Quindi ci vediamo ad un prossimo video.